qui questa sera a Sondrio insieme a noi in diretta nazionale ed europea per raccontarci il nuovo governo del cambiamento che sta nascendo. Grazie Matteo. Matteo di essere qui con noi, Marco Scaramellini, il nostro candidato sindaco, qui, vieni vicino a Matteo, il nostro ingegner Marco Scaramellini che sarà il futuro sindaco di Sondrio. Sindaco del capoluogo di provincia. Grazie. E adesso io direi che, perché ho una vaga impressione che tutta questa gente è qui soprattutto per ascoltare te, quindi direi che è meglio cederti la parola, noi in cosa dire l'abbiamo detto. A te, grazie Matteo. Grazie mille. Una piazza così è commovente, lasciatemelo dire, quindi grazie dal profondo del cuore. E sono felice di fare il mio primo intervento da quasi ministro nella mia terra, tra le mie montagne, nella mia Lombardia. Ovviamente il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Una delle mie priorità sarà di far sentire la mia e la vostra vicinanza, la vicinanza di un popolo alle forze dell'ordine, a chi indossa una divisa, a chi rischia la vita per 1200 euro al mese e non merita di essere preso in giro dai balordi che escono ed entrano di galera ogni quarto d'ora, e vedremo di lasciarceli più a lungo in queste galere. E quindi non vi nascondo, a casa loro sarà una delle nostre priorità. A casa loro. Porte aperte in Italia per la gente per bene, un biglietto di sola andata per tornare a casa loro, a quelli che vengono in Italia per far casino e pensano di essere mantenuti a vita. Piano piano. Piano piano, ci vorrà pazienza, ci vorrà onestà, ci vorrà impegno, ci sarà voglia di ascoltare. Mi metterò a totale disposizione di tutti i sindaci
di questo paese, con i piccoli e grandi problemi di ordine pubblico che ci sono, e da domenica spero che col vostro aiuto sarò a disposizione anche del nuovo sindaco di Sondrio, che porterà un po' di novità, di sicurezza, di pulizia e di cambiamento anche in questo splendido comune da troppi anni amministrato da un centro-sinistra che ha fatto solo danni. E permettetemi di dirlo, sarò il ministro di tutti, però permettetemi di dire che qualcuno ha lavorato meglio e qualcuno ha lavorato meno bene, mettiamola così. Nel contratto di governo, oltre alla riforma delle pensioni per mandare giustamente in pensione gente che ha lavorato da una vita, che la legge Fornero sta incastrando, incagliando sul posto di lavoro, c'è anche l'impegno a dare un seguito e a portare alla fine il referendum sull'autonomia che i cittadini della Lombardia e del Veneto hanno votato nell'autunno scorso, e di cominciare un percorso di autonomia, di trasparenza e di efficienza in tutta Italia. Io penso e spero di girare tutto il paese, di dare il mio piccolo contributo insieme a voi, insieme ai sindaci, agli assessori, agli amministratori locali, alla sicurezza di questo paese, combattendo la mafia, la camorra e l'andrangheta ovunque sia, ricordando che la mafia ci ha sempre fatto e sempre ci farà schifo, e vogliamo solo gente per bene nelle istituzioni a gestire i negozi. Pensate che ci sono migliaia e migliaia di beni confiscati e sequestrati ai mafiosi che vengono gestiti a volte bene e a volte meno bene dallo Stato, soprattutto in alcune aree del paese, quindi ovunque ci sarà un'ingiustizia cercherò di esserci con una squadra. Io vi chiedo di esserci vicini in questa esperienza di governo che comincerà domani, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Da soli non andiamo da nessuna parte, c'è bisogno di un popolo sempre attento, sempre vicino. Io ho le emozioni in questi mesi, in questi anni, di aver incontrato migliaia di persone che hanno ritrovato orgoglio, speranza, dignità, perché l'Italia è il paese più bello del mondo. Non abbiamo niente da invidiare ai tedeschi, ai francesi, ai lussemburghesi. E quindi vedremo di riportare l'Italia da protagonista in Europa, con le buone maniere, con educazione, senza voler far confusione. Ma sono stufo di governi che negli ultimi anni sono andati col cappello in mano a Bruxelles chiedendo per favore qualche spicciolo di elemosina per i cittadini italiani. Non siamo secondi a nessuno e nessuno si deve permetterci di darci dei lazzaroni, dei mantenuti, dei mendicanti, dei pezzenti e dei parassiti. Quindi orgoglio, dignità, diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla sicurezza, diritto alla vita e diritto a mantenere i concetti legati alla vita, con alcune parole che sono sostanza, che per certa sinistra erano ormai fuori moda se non fuori legge. E io voglio far parte di un governo dove alcune idee sono e rimangono chiare, un governo e un ministro, per quello che mi riguarda personalmente, per cui la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà, non ci sono genitori 1, 2, 3, 4, 5 o fritti misti, c'è la mamma, c'è il papà e ci sono bambini che hanno una mamma e un papà, bambini che hanno diritto alla libertà di educazione, alla libertà di scelta, alla libertà di cura, visto che più che la mamma e il papà nessuno può voler più bene ai bimbi che stanno crescendo. Quindi vediamo di riportare un po' di buon senso in un paese che rischiava di smarrire il buon senso. Uno dei primi documenti con cui avremo a che fare è il documento finanziario che arriverà in Parlamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Io oggi mi sono confrontato col prossimo Presidente del Consiglio e gli ho chiesto di prestare particolare attenzione ad esempio a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati in questo paese. Io vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini, onestamente, mi sembrano un po' tantini.
sì, avremo un approccio un po' diverso rispetto a quello della signora Boldrini. Avremo un approccio culturale leggermente diverso. Vedremo se migliore o peggiore, lo giudicherete voi, lo giudicheranno gli italiani. E permettetemi di dire con particolare orgoglio che fra la lista dei ministri letta stasera intorno alle 9 al Quirinale dal presidente Conte, c'è anche un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, che abbiamo portato fino in fondo. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana ci sarà un ministero che si occuperà di disabili, dei diritti, dei bisogni, delle necessità dei cittadini disabili, troppo spesso dimenticati in questo paese. È chiaro che non basta un ministero per risolvere i problemi, però io in questi mesi mi porto negli occhi, nella testa e nel cuore gli occhi di quelle mamme, di quei papà come ieri a Sestri Levante, di quella mamma coraggiosa, di quella mamma single con un bambino autistico di 6 anni a cui lo Stato passa un'elemosina che non permette di avere le cure necessarie per portare avanti quel bambino, o ieri sera a Genova dove c'era la partita del cuore dedicata all'ospedale dei bambini Gaslini di Genova con dei bimbi con delle malattie rare e bastarde che impediscono loro di avere una vita normale. Ecco, senza bacchette magiche, senza superpoteri, senza promesse faraoniche, però mi piacerebbe che in Italia, nell'Italia che ho in testa, nessuno si sentisse ultimo, nessuno si sentisse dimenticato, dai bimbi agli anziani, dagli abili ai disabili. Provare a avere una risposta, magari non sempre una soluzione, ma quantomeno ascolto e risposta per tante persone che fino a ieri vivevano lo Stato come un nemico. E qua penso anche ai tanti imprenditori, ai tanti artigiani, ai tanti commercianti, alle tante partite IVA per cui lo Stato è un nemico, che ti porta via il 50, il 60, il 70% del tuo fatturato, che se ti entra in caso in negozio con Equitalia ti rovina la vita. Uno dei primi provvedimenti che abbiamo studiato e che spero vadano in termine nei primi mesi di lavoro è la chiusura di tutte le liti e di tutte le cartelle esattoriali fra gli italiani ed Equitalia, che stanno inchiodando migliaia di persone a una vita da fantasmi, a una vita in nero, a una vita senza conto corrente, senza banco, ma senza speranza. E quindi piano piano, sono tante cose, non vi dico che in una settimana faremo i miracoli, però penso che ci sia al governo gente di buona volontà, pulita, onesta, che non deve dei favori a nessuno, che non ha debiti nei confronti di nessuno se non nei confronti degli italiani che ci hanno dato fiducia. Ecco, cercherò di svolgere il ruolo di ministro stando il tempo necessario in ufficio, ovviamente, ma stando più tempo possibile in mezzo a voi, nelle piazze, nelle strade, nelle stazioni ferroviarie, nei parcheggi degli ospedali, nei negozi. Questa è sicurezza. E quindi che il buon Dio ce la mandi buona. Che il buon Dio ce la mandi buona, e lo dico in una terra che sa che cosa vuol dire fatica, una terra come la Valtellina. E non a caso ho chiesto che a occuparsi di agricoltura fosse un uomo della Lega, perché difendere con le unghie e coi denti la nostra terra, i frutti della nostra terra, significa business, significa economia, ma significa anche cultura, significa anche salute. Difendere il territorio, difendere l'agricoltura italiana, significa far mangiare ai nostri figli qualcosa di buono e non le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. E quindi anche mangiare italiano e far politica, far la spesa e far politica, consumare e acquistare prodotti italiani e fare politica. E quindi molto meglio un bicchiere di sforzato rispetto al miglior vino francese che esista. Quindi non ho dubbi su cosa scegliere a tavola e non solo a tavola. In bocca al lupo, cercherò. Oggi è stata una giornata piuttosto impegnativa, però so che avevo un appuntamento con la comunità di Sondrio e quindi ho preso l'ultimo aereo utile per venire qua e tornerò domani mattina a Roma portandomi dietro questa piazza incredibile e la vostra voglia di cambiamento, perché grazie.
Lasciatemi dire sottovoce che è una bella responsabilità, perché ho fatto la tessera della Lega, qua parlo meno da ministro e più da Matteo. Quando ho fatto la tessera della Lega era il 1990. Anch'io! Mi avevi 17 anni, avevo le braghe corte, andavo al liceo e l'ho fatta nel mio piccolo perché odiavo le ingiustizie, odiavo la politica che rubava, che chiacchierava, che non risolveva niente, quindi ho detto proviamo con questi qua che mi sembrano un po' strani ma mi sembrano veri, mi sembrano onesti, mi sembrano ruspanti. Sono passati 28 anni, mai nella vita avrei pensato di arrivare a fare il segretario di un movimento politico che si propone di restituire l'Italia agli italiani, e mai nella vita avrei pensato di fare il ministro. E fatemi dire sottovoce che ci vuole una buona dose di follia oltre che di coraggio, e però io sono uno che se comincia a fare una cosa prova a farla fino in fondo, e lo sento come un mio dovere nei confronti dei miei due figli a cui sto togliendo tanto tempo, e spero di restituirglielo facendo qualcosa di buono per questo paese. È un po' come se fossero i figli vostri, prendetela così. È un po' come se mi facessi carico con tutti i miei limiti del futuro dei figli vostri, perché quando vedo che fanno male a un bambino o una bambina divento una bestia. E quindi uno dei provvedimenti di legge che nel settore giustizia, prima di altri, vorrei che questo governo approvasse e che è già pronto per essere approvato, è quello che elimina ogni sconto di pena per assassini, pedofili, stupratori e criminali di questo genere, che oggi invece hanno sconti di pena, riti abbreviati. Uno che mette le mani addosso a una donna o a un bambino non deve più uscire di galera, per quello che mi riguarda. E lavoreremo per questo. E lavoreremo per questo. Ci sarà da fare. Però l'affetto che io trovo nelle piazze di tutta Italia, da nord a sud, penso ad esempio a un comune della Calabria dove nessuno ha il coraggio o la voglia di candidarsi sindaco da anni, ed è il comune di San Luca, che è molto lontano da Sondrio. Ma io non sopporto di governare un paese dove ci siano comuni dove la gente ha paura di metterci la faccia, di fare il consigliere comunale, l'assessore o il sindaco, perché altrimenti qualcuno spara e minaccia. E quindi per quello che mi riguarda San Luca è il mio paese come Sondrio è il mio paese. Voglio che tutti siano liberi di fare, di dire, di lavorare, di camminare, di sorridere, di costruire senza essere sotto ricatto o sotto minaccia. Grazie. Uno dei discorsi più difficili che fa. Mi viene abbastanza facile parlare, l'avrete notato quando vado in televisione, non ho gran paura o gran difficoltà a confrontarmi con nessuno, però vi confesso che la giornata di oggi è una giornata che mi ricorderò per tanto tempo, e anche questa piazza è una piazza che mi ricorderò per tanto tempo, e spero che ce la terremo reciprocamente nel cuore e che sia l'inizio di un percorso, non il punto d'arrivo. Magari per qualche politico del passato fare il ministro era un punto d'arrivo, per me è un punto di partenza. So che commetterò degli errori, so che durante il mio percorso commetterò degli errori come ciascuno di voi nel suo percorso di vita, di lavoro, di affetti commette degli errori. Solo quelli che non fanno niente non sbagliano mai. Qua c'è gente che fa, e quindi qualche errore lo faremo, cercheremo di farne il meno possibile, cercheremo di farne il meno possibile, e ci rivediamo in questa piazza per raccontarvi che cosa abbiamo ricominciato a fare per aiutare le forze dell'ordine a riportare pulizia e sicurezza in questo paese, perché ogni donna e ogni uomo che indossa una divisa dovrà sentire un paese alle spalle. Penso ai vigili del fuoco, penso
agli uomini della polizia penitenziaria, penso ai poliziotti e ai carabinieri, penso a tutti coloro che si stanno, anche ai giudici signora, si posso citare tutti, a tutti i mestieri, ai muratori, ai panettieri, agli banchini, ai parrucchieri, sì, a tutti, signora. Possiamo fare un elenco di 4 ore con tutte le professioni di questo mondo, però senza miracoli, ecco, mi piacerebbe che dopo i primi mesi di questo governo del cambiamento ci fosse un paese con qualche tassa in meno e un po' di sicurezza in più, con qualche posto di lavoro in più e qualche immigrato clandestino in meno. Questo è l'obiettivo che voglio portare a termine. E se l'Italia è quella che vedo qua stasera, non ci ferma nessuno. Grazie, viva Sondrio! E viva il prossimo sindaco di Sondrio! Permettetemi di dire viva la Lega che ci ha portato a portare quello che era un sogno ad essere realtà. Grazie a tutti, contate su di me, io conto su di voi. E vi porto ogni giorno al ministero a lavorare con me. Per me la squadra è un bel programma, sono commosso, orgoglioso, sento una grande responsabilità e spero di fare tante cose buone e di sbagliare il meno possibile. Una risposta alle parole di Jean-Paul Juncker di oggi. Juncker, ma uno che è governato, cioè è pagato per governare anche gli italiani, non può dare dei lazzaroni e dei corrotti a 60 milioni di persone, quindi forse in Europa sono abituati a qualche ministro che va su col cappello in mano a chiedere qualche spicciolo. Penso che questo governo, sono sicuro che questo governo, fra le sue priorità, con educazione, con sobrietà, sarà quello di riportare l'Italia ad essere protagonista in Europa, perché non abbiamo niente da invidiare o da imparare da nessun altro. Per andare via in fondo, altrimenti non avremmo neanche cominciato. Qual è la prima cosa che farà? Capire, ascoltare, essere più possibile in mezzo alla gente, perché se non si riconoscono i problemi non si capiscono, essere più possibile in mezzo agli uomini e alle forze dell'ordine, e spero di aiutare, motivare, tutelare da ministro. Quindi fare il ministro, che ovviamente fa tutto quello che si fa in ufficio, ma stando il più possibile in strada, in piazza, in stazione, nei porti, laddove ci sono problemi. Ieri non sembrava così pessimista, cosa l'ha portata oggi a viaggiare su Roma e accordarsi? Ce l'abbiamo messa tutta per far nascere questo governo, fra mille ostacoli, mille problemi, qualche veto, qualche no, qualche forse, però da testoni siamo arrivati fino in fondo, adesso verremo messi alla prova dei fatti. Ci tengo a dire che comunque Silvio Berlusconi oggi l'ho sentito non una ma 2 o 3 volte, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto mantenendo fede a una coalizione a cui apparteniamo. Sono partito a lavorare per questo contratto con i 5 Stelle solo e soltanto nel momento in cui gli alleati mi hanno detto Matteo vai e prova, e cercherò di trasformare in azione di governo non solo i progetti della Lega ma anche quelli di tutto il centrodestra, a cui continuo ovviamente a far riferimento. La situazione con Fratelli d'Italia? Apprezzo tantissimo la dichiarazione di oggi di Giorgia Meloni, che si astiene per permettere la nascita di questo governo, che non ha chiesto nulla e che spero col passare del tempo possa apprezzare l'attività del governo ed essere coinvolta direttamente, personalmente, politicamente nell'attività del governo. Quindi mi è piaciuto molto l'atteggiamento sia di Giorgia Meloni che le parole di rispetto che ho cambiato con Silvio Berlusconi. Cosa vi siete detti in 4 ore?